Ladies and gentlemen, benvenuti in questo nuovissimo episodio della serie di Minecraft, la serie vanilla 17 appuntamento, speriamo che non ci porti sfortuna perché quest'oggi dobbiamo andare a ritirare dai pillager un quantitativo abbastanza sufficiente a sopravvivere a lungo di totem dell'immortalità. L'episodio precedente, raga, è stato clamoroso, un'ora e venti, incredibile! Veramente sono contento che vi sia piaciuto, se ve lo siete perso malissimo, è in descrizione. Non dimenticatevi di lasciare un mi piace, mi raccomando, iscrivetevi al canale, l'obiettivo è di arrivare a un milione entro la fine dell'anno. Quindi è tutto nelle vostre mani. Commentate che leggo tutti quanti, io vi auguro una buona visione. Ed eccoci qua sulla soglia del nostro castello. Fighissimo, vero? Solo che ancora non è finito, ovviamente. Ho fatto delle modifiche. Eh sì, perché ero stufo di stare sempre nello stesso punto iniziale. Quindi ora sto a testa bassa perché non voglio mostrarvele. Ma guardate un po', ragazzi: Oh, next level. Si sposa sicuramente meglio col colore delle mura, anche se è una tonalità più scura. Ma secondo me adesso è molto più figo. E poi, visto che le chest non sono mai abbastanza, ve lo garantisco, lo spazio per archiviare tutti i materiali preziosi o meno che troviamo, non è mai abbastanza. Ho creato un piano sotto, la casa nostra. Così qua ci metteremo altre chest. Sto già creando, vedete, la texture che avrà. Servono un botto di materiali. Mannaggia la miseria, io non ho tenuto in considerazione sta cosa. E la cosa figa che voglio fare. Una scala anche a chiocciola che scende fino al piano dell'inferno e in cima del vetro. Quindi ho scavato praticamente tutto. Ci è voluto un sacco di tempo, vi prego. Lasciate mi piace a questa serie, vi <ride> supplico. Purtroppo è despawnato il mini zombie, quindi ho rimosso la struttura che lo teneva dentro. Finché non avremo delle nimtag non potremo fare queste cose molto carine. Era asimmetrica. Ho smontato la porta, la rifacciamo perché questi due pezzi di ossidiana dovranno stare qua per sempre, considerando che a quanto pare il blocco dell'Observer è stato modificato nel corso del tempo. E quindi questa porta a quanto pare non funziona più come una volta, ma non importa. La facciamo funzionare come piace a noi Come dite? C'è qualcosa che non va? Beh, non avete tutti i torti effettivamente Ci sono! Eccomi qua, tranquilli Non ero andato da nessuna parte Mi ero solamente dimenticato di cliccare la sorgente video e layout La to-do list di oggi è decisamente importante Il problema è che il piano nella mia testa è un po' folle rispetto a quello che dovrebbe essere Allora, intanto questa qua l'abbiamo shreddata Questa c'ha cioè, Curse of Vanishing, non si può troppo togliere, ma potremmo comunque portarla con noi, eh, per non rovinare la nostra nel frattempo, così la sfruttiamo. È giunto il momento, ragazzi, di mettere Feather Falling sui nostri stivaletti, credo. Qui c'è un Fire Protection e un Feather Falling 2. Avevo un altro Feather Falling 2 da qualche parte, temo di no, altrimenti avrei potuto farlo. Dannazione. Avete visto che siamo riusciti a ottenere anche il Mending? Certo che la mia armatura fa estremamente schifo. E io sto andando a combattere dei pillager in queste condizioni. È vero, ma io c'ho un pezzo lassù in cima! E qui la scala è temporaneamente assente. Ma te cioè ci sarà, ci sarà. Mannaggia, meno male che mi sono ricordato. Che almeno questa ce l'abbiamo già. Mancano solamente delle scarpe degne di essere chiamate tali. Mi sa che devo riparare tutto, ragazzi. Eh sì, stavo un pochino a Debutchersen. And... Ma adesso ogni volta devo fare un prelievo di diamanti e intaccare il mio patrimonio. 18 ce ne sono adesso da spendere, va bene. È un peccato perché perderemo i livelli, ma è necessario, mi sembra, in questo caso. Dunque, dobbiamo craftare sicuramente nuovi stivaletti. Che non si fanno così, ma si fanno così. Se anche solo ottenessi qualcosa di simpatico dai libri, magari potremmo sfruttarli. Vediamo. C'è un multishot che è completamente inutile. Via, leviamo il piercing così di mezzo. Feather Falling 2, ok. Ci sto. Ma li troviamo anche qua. Non ce l'ha Feather Falling 2 però lo prendo Che è molto figo Fidatevi Protection Blast Blast No Abbiamo uno Smite 2 e Un Piercing Vabbè, Mi levo il Piercing di mezzo Andiamo avanti Sharpness Piercing Aqua Affinity No Andiamo avanti Death Strider Andiamo avanti Projectile Protection 2 No Projectile Protection 3 Questo non è male Più che altro a costo 2 Io raga me lo prendo Penso di prenderlo Sì Sincero Più che altro almeno sfruttiamo i nostri livelli Efficienza 3 No Questo mi serve Eh però lo ritroveremo in futuro Dai devo prendere questi stivaletti raga Li prendiamo con Projectile Protection 3 Feather Falling 1 Va bene magari troviamo l'altro Sicuramente troviamo l'altro Anche perché adesso questi qui li riscambiamo Ce la faremo ragazzi Ce la faremo Eccolo lì Feather Falling 2 Let's go L'abbiamo clacciata? Quindi in teoria non ci serve neanche il Feather Falling 1. Stavo una crema. Perché adesso questi due libri, Feather Falling 2, li mettiamo qua dentro. Diventa un Feather Falling 3 che costa 3. Mettiamo Projectile Protection con Feather Falling 3. A costo 4. Ci dà questo qua. Recuperiamo il Feather Falling 3 extra che era qua dentro. Lo aggiungiamo allo stivaletto Feather Falling 3. E a costo 7. 7? Dai, come sette. Maledizione, ah, mancano quattro livelli. Anzi, tre e mezzo. Tu non fa troppi versi che ti uccido, eh. Dovrei aver messo a cucinare tutta quanta la pietra, ragazzi. Easy, easy. Secondo voi, lo stepney del passato non ha pensato allo stepney del presente? Livello sette, preciso... Oh. Ops. In realtà è giusto così. Almeno siamo scesi. E iniziamo la distribuzione di alcune delle nostre chest. Perché, come vi ho detto, qua ci sarà del vetro e qua ci sarà un magazzino. Quindi si avrà accesso anche qui. Più o meno a questo livello immagino ci saranno già le chest. Non avrebbe senso non avercele. Ai aiaiai, ai, qui abbiamo poco spazio di manovra. Quindi dovrò mettere delle slab al piano superiore, ma va bene. No, meglio, qua ci lasciamo tutta la pietra già cotta. Praticamente l'obiettivo di oggi era arrivare al livello zero essenzialmente. Beh ci siamo riusciti. In onore dello stivaletto perduto nell'episodio del Nether del Bastione. È tornato! Gli diamo un nome. Shoesback. <ride> Invece che Shoesback. Non so se... Vabbè. Shoesback. Col no. Davvero? Sono senza parole. Penso che dispiacerà anche a voi, no? Morire. <ride> Magari ho del grano e vi salva... Non c'ho del grano. Siete morti. È finito. Devo arrivare al livello 8. Magari se siete fortunati ho della carne qua dentro, che è già pronta, e vi salvate le chiappe. No, no, qualcun altro deve morire. Mi dispiace moltissimo. Ehi! Stavo cercando di uccidermi, di soffocarmi nella mia stanzetta. Grazie. È come in banca, vai a fare un prelievo, no? Qua vai a fare il prelievo di esperienza dalla vita delle mucche con le loro anime. Adesso non voglio sentire più scuse, eh. Gli stivaletti sono ufficialmente tornati? Oppure. Ehi, dove caspita è? Oppure no? Shoes back! Shoes back! Shoes back! Shoes back! Fender Full in 4! Let's go! Devastanti! Adesso dobbiamo riparare. Sicuramente l'elmetto che ci costerà. Oh mio dio! Quattro Raga, è una tragedia! Dobbiamo uccidere tutte le mucche! Lo Stephen del passato ha pensato a tutto! Non a tutto, a quanto pare! Ma che succede? Oh! Addirittura quelli potenziati mi sembra esagerato! Devuto esplodere, oh per forza. Se no, non era contento. Clamoroso. Questi conviene ucciderli con l'arco, comunque. Perché se no mi rompono le scatole in continuazione. E basta. Siamo già a livello 3 comunque. Wow. In un better deck. Yeah. In un better deck. Yeah. Morto da caduta. Lol. Lui no. Qui dovrebbero droppare un botto di orb di esperienza, in teoria, vero? Fanno un cecchino. Ai, detto. All'inferno Molto bene Il mio almetto è nell'inventario eh. State tranquilli Finché possiamo ottenere dei livelli Direi di farlo La cosa figa dei livelli bassi È che si accumulano estremamente in fretta A sto punto direi di approfittarne raga E tamo le mucche Meno male che il mio mob spawner è super efficiente Quindi posso venire qua come vedete E prendere tutta l'esperienza che voglio Quando voglio Eh Perogino. Mannaggia, te, mannaggia. Dai, vado a farmi un altro fight. Eccoli qua. Livello 10 direi che è più che sufficiente. Eh, vabbè, che faccio? A te ti lascio in vita. Eh, mannaggia. Via qua che ti clippo. Via qua che ti clippo. No! Dunque, vediamo un po' quanti soldi ci chiedono qua. Quattro livelli, tre diamanti, full elmetto, va bene. Il pantaloncino full 4 mi costa. Beh, a sto punto lo faccio solamente di due. Sì, molto meglio, costa pure 3 Beh, siamo molto meglio. Conviene riparare qualcosa adesso, effettivamente, qui c'è un protection 4. Ci sono modifiche che posso fare. Oddio, quello 5 non può diventare efficienza 2 non ci serve. Beh, direi che possiamo riportare questo blocco di diamante. Allora alla base, no? Eccoli qua, 20 blocchi di diamante. Sono risalito anche perché avremo bisogno della lead, probabilmente. E poi capirete anche il motivo. Non so, ma mi sa che mi conviene portare anche un letto, e probabilmente anche una porta. Direi che la missione può iniziare. E dobbiamo attraversare il nether. Eh, l'armatura adesso sta una crema, eh. Mamma mia, queste scarpe clamorose. Ciao Giorgio, come va? Ma? Fammi capire, si sono riuniti i due golem? Senza il mio consenso, senza manco la mia richiesta. Ma l'avevo spawnato laggiù in fondo. A quanto pare accadono cose strane. Comunque, visto che non si può recuperare il miele da questo, direi di sfruttarlo almeno qua sotto la nostra base. Che abbiamo l'inceneritore. Qua se non erro, giusto? Che dovrebbe sgocciolare lava. Fai vedere, eh? L'ho vista. Ci vuole un bel po' eh, giusto? Ci vuole un botto ma in teoria dovrebbe riempirsi Se avessi il cosino che si trova nelle cave è ancora meglio Però piano piano si dovrebbe riempire Oggi non ho diamanti da scavare con voi ma eh, come al solito dobbiamo andare a cercare l'Ancien Debris Oh mio dio sì Ecco cosa potevo riparare, il mio piccone Non adesso hai una missione, andiamo nel Nether E perché nel Nether? Perché raggiungeremo l'altro villaggio Attaccheremo una lead a un villaggero O lo spiattelleremo in una barca Non lo so E andremo alla ricerca di un avamposto. No ho sbagliato Ho sbagliato Non ho sbagliato Non ho sbagliato Non ho sbagliato niente Andiamo Eh sì perché l'altra è l'emergenza Oh no 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 è certo che hai sbagliato, Stefano. Dimmi che c'è un pezzo d'oro. Noooo! Va bene, non dovrebbe attaccarci nessuno. Dai, non do dobbiamo passare dall'altra parte. Andiamo qua. Pezzo d'oro ci serve solo se abbiamo intenzione di andare verso un bastione, suppongo. Ma a noi oggi non importa. Tra l'altro, avevo fatto sto scavo per velocizzare sto pezzo. Mentre aspettiamo il ghiaccio. Pucked ice non dovrebbe sciogliersi nel nether, quindi tranquilli. Ho letto un ragazzo che mi ha scritto devi metterti questo obiettivo un giorno portare un ghast nell'overworld ok ok figo fighissimo lo faremo magari oh a proposito di ghast dunque siamo arrivati a destinazione salve come state tutto bene non so se si può fare dimmi di sì ok non si può fare ovviamente sei un coglione, mica è un animale, è una persona. E quello mi sta già guardando malissimo. Non so se l'avete visto col grandangolo. Il piano era portarlo in giro con una barca. Starete benissimo, ve lo garantisco. È temporaneo, sì sì, è temporaneo. Ma non voi siete temporanei. No, no, no. Come glielo spiego che tra poco sarà la loro fine? Devi stare fermo tu. Ce la fai? Oh no. Spero che l'Iron Golem non abbia visto quello che è successo. Ehi, senti un po'. Che ne dici di andare qua? Guarda, 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 bravissimo. Ah, no, però che sfiga, è eh, così. Lo uccido, mi serve dell'Iron. Bello tosto, eh. Bello sciotto. Oh. Oh. Non fa più male come una volta, però, avete visto? Perché sto facendo questo? Vi starete chiedendo? Sto murando i villaggeri qui vivi? Sì, li sto murando vivi per un motivo ben valido, però. Non è casuale. Ti devi fermare. Ti devi fermare. Ti devi fermare. Bravissimo. Bravissimi. Bravissimi. In questo modo io vi sto tutelando dalla strage che sta per colpire il vostro villaggio. Strage che procurerò io, ovviamente. Ma vi proteggo prima di farlo. È vero, qualcuno probabilmente non si salverà. Ma non importa. Devo temporaneamente tornare a casa. Turmasbree. Even Marker has been Uh, gravissimo gravissimo. Qua intanto per iniziare, direi che De beccate questi pagnottelli. Adesso c'è un problema gravissimo che non avevo considerato poco fa. Se io adesso mi vado a uccidere il pillager, succede un bordello. Ciao, succede un bordello perché poi attiro, ovviamente, il bedomen nella mia base. Quindi si crea un raid nella mia base. <ride> Non piacevole, non piacevole. Ma se il villaggero lo uccido da un'altra parte, no, questo non accade. Ciao, come state? Tutto bene qui? Oi, aia. Allora, lei, devi un attimo farlo scendere. Sì. Devi seguirmi. Bello, devi seguirmi. Non riesci a passare, guarda, ti faccio, ti faccio la stradina, eh. Ti uccido qua. Ti faccio molto male. Ce la facciamo. Hai bisogno dell'ausilio. Dai. Perché ti hanno dato a te il potere di portare quello stendardo? Se sei completamente inutile, andiamo. Forza, seguimi. Seguimi. Dai. Non sparare a lei. Andiamo. Ce la sta facendo in qualche modo. Raga, ci metterò due anni. Cioè, dovrei fargli fare tutto quanto il giro intorno alla base. E fare il giro dietro al portale per infilarlo dentro al portale. O porto un portale del Nether qui. E poi cerco di ricollegarlo di là. Però, se porto un portale del Nether qui, lo uccido e ritorno di qua. Rischio che i due portali mi si colleghino perché è troppo vicino. E Essendo troppo vicino, non voglio che questa cosa capiti. Però l'unico modo, secondo me, è ucciderlo nel nether. Prendere il bedomen e andare di là. Altrimenti attiro il bedomen nella mia base. Ho un'idea, ragazzi. Ho un'idea, ho un'idea. Dovete fidarvi di me. Perché ho la sensazione che questa cosa andrà terribilmente storta. Tanto qua ci facciamo già un bel salto nell'acqua. Sa no, c'ho il feather falling. Non è più un problema. Questa è stata colpa dell'incendio iniziale, eh? Non colpa mia. Per chi non avesse capito qual è il problema, ho dei villaggeri in base. E ci sono delle porte, dei letti. Potrebbe partire un raid alla mia base. Ho fatto tutto questo per far sì che il raid partisse nell'altro villaggio. Come avete visto, ho anche creato delle protezioni in terra. Agli altri villaggeri Ora sto provando ad accedere Dal retro Al mio portale del nether Per entrare nel nether E raggiungere l'altro villaggio Ecco questo è quanto Sarebbe stato perfetto Avere tipo looting Per provare a raccogliere Per l'appunto Più totem Mi devo stare bello 4-4 Ad essere molto veloce Cioè in teoria Devo entrare Nel mio portale Senza attirare l'attenzione ah! No! No 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 Disastro. No, 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 E mo da dove caspita arrivano questi? Oh mio dio. No, è quello che volevo evitare. L'unica cosa che non doveva succedere! Di qua. Dai, raga, abbiamo delle mura altissime. Non possono vincere loro. Non possono vincere loro. Non c'è proprio un modo, dai. Dov'è che sono? Quest'albero qua? Porca miseria che si è salvato davvero. Oh! Ma sono nella mia base! Ma sono nella mia base! Ma, Ma io ho sentito il corno fuori dalle mura! Ma che vuol dire? Ma io non ho parole, raga, no, non ho parole. Quelli hanno l'accetta. Questi fanno male! Morto buono, grazie per lo smeraldo. Per favore, Devi morire. Mi sta inseguendo sto tizio, guardatelo. Sembra un attacco piuttosto soft. Allora, il problema è che eh, uno mi è caduto di sotto. Si è sicuramente fiondato sopra il golem. Il golem credo che l'abbia ucciso, però. Cosa fa? Oh. Si è reso? Si sta arrendendo? No! Ehi! Ehi! Mi baiti ora? Va bene. In teoria qua sono già lontano. Ok, è morto. No, come... Come? Ma quindi sono sopravvissuto a raid o no? Ho una freccia nel cervello e credo che blocchi il flusso di informazioni. Il mio piano è un altro, è ovvio. È ovvio. Oh mio dio. Sai che qua non ci sta neanche male? Eh? Qui ho circondato le bacche che ci hanno permesso di sopravvivere nei primi episodi. Una piccola teca commemorativa. Comunque, eh, ovviamente la to-do list di oggi era un po' particolare. Il piano è andato un po' ai porci. Io non so come dirvelo, ma è successo un disastro. Prima, praticamente, nel momento in cui mi sono reso conto che purtroppo non ci permetteva di far partire un altro ride grazie a quello standard, ho pensato: dobbiamo per forza andare all'avamposto dei villager. Portare un nostro villaggero. E stiamo tranquilli, insomma, creiamo una farm continua di ride. Facciamo una marea di smeraldi, una marea di totem. Tutto fighissimo. Devo trovare il modo di portare un villaggero più velocemente possibile, ok? Ho iniziato a scavare questo bellissimo tunnel. Tunnel incredibile, fantastico. Lunghissimo che ci collega esattamente al fianco della montagna. Dietro la nostra muraglia. Ci permetteva di raggiungere l'acqua laggiù in fondo E con l'acqua raggiungere poi l'avamposto dei villager Che indicativamente è in quella direzione Quindi tutto poteva andare per il verso giusto Scavando questo tunnel Ho sentito il rumore delle pecore Ho detto, ah, eh, siamo arrivati Quando sono arrivato laggiù in fondo Sono tornato indietro, ho iniziato a scavare Sono arrivato qui, ho sentito lo zoom Ho detto, perfetto Sono arrivato qua Raga Non, uh, non ci sono più villageri Perché... Vi faccio, vedere, vi faccio vedere il video, fidatevi. Io sono senza parole, ovviamente. Nel senso, per questo buchetto noi abbiamo perso tutto il progresso dei villager. Quello col mending, che non ci voglio neanche pensare. Si è salvato solamente questo qua. Che finché non facciamo una potion of weakness non può neanche diventare un villager normale. E non può neanche accoppiarsi con un altro. Adesso dovrei andare a prenderne altri due. Non sono molto felice diciamo. Non sono per niente felice. È colpa mia? Boh, probabilmente. In parte. Che sfiga. Porca miseria, che sfiga, porca. Questa zona adesso è bruttissima. Eh, lo so. Non vi dirò neanche che è temporaneo. Perché ormai lo sapete da soli. Il problema è che mi sono un po' demoralizzato adesso. Mi dispiace un botto perché. Cioè, era tutto pronto. Cioè, ho fatto anche tutto il tunnel. Devo solo portare il villaggero dal pillager, là giù in fondo. Cioè, adesso le opzioni sono: facciamo l'alambicco un creiamo una potion of weakness. Che è uno sbattimento epocale, probabilmente. Se io non so come si fa, per esempio, l'alambicco, no? Brewing, brr, Alan, 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 posso fare una candela? Vabbè, l'alambicco, devo cercarlo su Google. Eh, no! E eh no, la Blaze Road, no, la Blaze Road, no, la Blaze Road. La Blaze Road mi gira il culo adesso. Non era questo il piano di oggi. Mannaggia, la miseriaccia, cane. Completamente inutili. Tu e quell'altro rinco. Dov'è quell'altro babbeo? Dov'è? Due babbei, due babbei inutili. E io ancora più stupido di voi che ho fatto sta cosa accanto al buco. Ancora più idiota di voi sono io, mannaggia a me. Vabbè, uno... E dov'è quell'altro? Vabbè, ho due. Adesso devo andare a cercare Blaze Roll Ned. Ma quello è un altro. Ma perché ce ne sono tre? Perché ce ne sono tre? No, perché ce ne sono tre? Tre inutili, completamente inutili. Tre golem stupidi che hanno fatto morire... Non ci posso credere. Devo fare il golem dentro. Sono... Molto frustrato in questo momento, giuro Devo anche riparare la pala e il piccone che si sta rompendo Devo anche trovare 7 Ancendebris Aiuto! Però avevamo fatto una scommessa in quel video, eh Io avevo detto che in tutti i modi saremmo dovuti arrivare a 50.000 mi piace Tipo, se non mi ricordo male Non credo che siamo arrivati a 50.000 mi piace Io sto trovando tutti quegli Ancendebris Ma poi non avete raggiunto l'obiettivo Sono demoralizzato Adesso inizio a mettere le cose in disordine Ve lo dico subito e questo è un pessimo segno, un pessimo segno, pessimo. Ripariamo il piccone che ha un'efficienza molto buona. 4 ci costa? Ma torna nuovo di pacca, ma chi se ne frega. Uh, che sapete cosa vi dico? Adesso questo episodio è la madness più totale. Perché dopo quello che è successo io, se non riesco a risolvere tutto, gravissimo, gravissimo. Nel caso in cui riuscisse però a risolvere, ragazzi... Cioè dirvelo La ricompensa deve essere lauta eh. Voglio un'implosione di like clamorosa. Che lo step del passato probabilmente avrebbe preso e avrebbe detto, Sai che? Give up! Not today, baby! Not today! Mi ero anche portato l'ossidiana, eh! Che ho detto, magari facciamo un portale per velocizzare il tutto. Mortacci miei! Però! Attenzione! Non ci serve una Blaze Rod. Se i villageri li portiamo da un'altra parte. Vi torna? Molto bene ragazzi, il piano di oggi è completamente cambiato. Avete presente la to-do list di prima? Ottimo. Strappatela e buttatela nel cestino. E sai, prima non puoi strappare la to-do list. La to-do list è importantissima e sacra. A parte che l'ho inventata io la to-do list. Lo so, non è che ho inventato le to-do list in generale. Calmi. Però l'ho inserita all'interno di questa serie. Quindi, quest'oggi, reset della to-do list. Le chest sotto sono scomodissime, mamma mia. Dove l'ho messa adesso? Dove... Eccolo qua. Qui, per adesso. E non gocciolo abbastanza perché secondo me abbiamo bisogno del pezzo che vi ho detto. Dovete fidarvi di me. E io so anche perché le cose vanno male. Perché il LED blu è stato spento. Una nuova missione ha appena avuto inizio, ragazzi. Dov'è il mio secchio? Molto bene. Iniziamo con un bel clutch. Bello lì. Anche col feather falling, lo so, ma non ho preso danno. La cosa buffa è che veramente con una barca e il villaggero sulla barca, noi avremmo risolto questa cosa adesso. Cioè... Io avrei costruito la farm di Raid, avrei buttato il villaggero nell'oblio sottoterra. Mi sarebbero caduti tutti quanti addosso all'infinito. Bene. Dovremmo leggermente cambiare i nostri piani. Intanto, guardate, in lontananza si vede un pelo dell'arco della mia villa. Castello. C'è la lei, ok? Prima un castello, poi una villa. Stefano, decidi, eh. Perché se la montagna non va da Momento, Momento va dalla montagna. Comunque, tranquilli, ragazzi. Abbiamo perso il libro commending. ma vi garantisco che lo ritroveremo. Quanto è vero che mi chiamo Stepney. Dunque, e eh, salve. Sì, siete tutti veramente brutti. Non c'è manco uno con lo standard. Siete veramente inutili. Salve. Quindi... Teoricamente adesso, a parte che potrei saccheggiare altri stendardi molto fighi, io voglio assolutamente trovare. Uh, parte un secondo lupetto nella serie Facciamo Comodo, vabbè non c'è. Un villaggio qua vicino che posso raggiungere magari con una barca. Stupidi idioti, che avete rovinato l'esperienza della Vanilla. Maledette, adesso andare a recuperare i villageri che avevo già recuperato. Come se fosse stato semplice. Tu che pensi di essere l'ultimo di salvarti, muori. Pensavano di avermi accerchiato. Sì, lo hanno fatto, però sono morti. Come i cannibali in the forest. Eeeh, a scagazzata di uova qua. Uno, due, tre. Neanche un pulcino. Mm, non mi convincerete. Abbiamo una missione, vi ho detto. Secondo me è inutile guardare da questo lato. Dobbiamo guardare prima da di qua. Più che altro perché se abbiamo intenzione di portarlo con una barca. Eh, l'avamposto è lì. Dobbiamo arrivare da qua giù in fondo. Inutile guardare dall'entroterra, vi torna. Le lei probabilmente non ci seguirà. C'erano altri, non tutti vengono con noi. La lei ogni tanto viene, ogni tanto no. Ha paura, a quanto pare. Vabbè. L'unico modo in cui potrei svoltare positivamente la mia giornata è trovando un tridente in questo momento. Perché il fallimento epocale di perdere i villageri dentro la propria base per un raid fatto partire da me medesimo. Potevo fare il portale laggiù in fondo. Mannaggia la miseria, mannaggia a te, Stefano, mannaggia a te. Qua c'è un'altra fortezza sottomarina. Ma non ci credo, ma è proprio dietro casa. Tra l'altro è attaccata. Ma che è sta roba? A parte che non vedo nulla. Ma, ma che caspita di. Sì, è del mio. C'è una barca? Ok. Credo sia una situazione più unica che rara, perché adesso è comparso anche un delfino. Abbiamo un portale creato per metà e una fortezza sottomarina a fianco. Ma. Ma è incredibile. Cioè, sul serio. <ride> Ok, questa cosa già un pochino mi ha risistemato l'equilibrio. Sto morendo. Dovesse accadere sarei estremamente triggerato proprio da creare una voragine nel tempo e uccidere qualcosa e qualcuno dall'altra parte dell'universo. Ho guardato troppe serie tv, troppi cartoni animati, troppi giochi. Meno male, eh. Meno male che me li sono guardati tutti, ragazzi. Allora, una campana. Wow. Una pala zappa, scusate. Efficienza. Ah, ora sì che prima no. Bene, così per un quarto d'ora buono. Scaviamo alla velocità della luce. Il problema è che hanno spento la luce, come potete vedere. Tutto fighissimo, un seed incredibilmente clamoroso. Adesso non possiamo neanche spaccare. Quindi auguriamoci di non sbagliare a posizionare i blocchi del portale del nether eventualmente. Proseguiamo. Noi stiamo andando verso est. E poi, se torniamo indietro, torneremo verso ovest, ovviamente. <ride> Fa una piega. Se arrivo dall'altra parte dell'oceano. E trovo un villaggio. Lo sto dicendo, mi stanno venendo i brividi. Facciamo tutta la prossima settimana. Ogni giorno. Un episodio della vanilla. Non saranno da un'ora, ovviamente. Improbabile che questa cosa accada. Ok, rendiamoci conto di quello che sto chiedendo all'RNG. Improbabile, vi ripeto. Ma la cosa più improbabile è che l'improbabile avvenga, giusto? Non ci posso credere. Ma c'è un'altra fortezza, raga. Ma di che caspita stiamo parlando? C'è un'altra fortezza laggiù in fondo. What? Ma okay. che Non è un galeone. Ma è un craten... okay. Ma è? Ma è indistruttibile! Ah già c'è il Mining fatigue. Dio mio! Ah! Proprio te mancava il appello oggi, guarda. Muori. Vediamo se c'è una chest o qualcosa per me comunque. La chest c'è. Ovviamente non posso spaccare, vero? Non ce la fa. Non ci credo. È indistruttibile. È indistruttibile. Sono senza parole comunque Ci stanno maledicendo oggi e lei Però grazie della compagnia Perché di solito non lo fai Oggi sei venuto Va bene Ora io dico Ma sui serio Ma stai a casa tua Eh? Fai pure te Sì sì Io spero che sia divertente comunque Anche quando la situazione Prende una brutta piega Cioè mh, Non potevo comandare L'ordine degli eventi Per sempre Abbiamo seguito il flusso E continueremo a farlo Come vedete Sto aspettando Che finisca il Mining Fatigue Mannaggia la miseria. Così me ne vado in questa torretta. Spacco il blocco e apro la chest. Vabbè a finire tra un secondo. Vai. Oh. Buono. Ah, ottimo. Oh, Lack of Sea 2. Fortuna nel mare, comunque. Eh? Non è l'Ur, ma è fortuna. È l'unico modo che hanno per farsi perdonare. Cioè. Che questa canna da pesca sia veramente la svolta. Dai, che magari qua dentro riusciamo a trovare qualcosa. Qua si può respirare, intanto per iniziare. Eh, questo l'ho visto fare nelle speedrun. <ride> uh, Protection 1 Clamoroso. Zuppa sospetta, delle carote. Moss block, l'unica cosa leggermente inutile. Che prenderò, però. Ero troppo curioso di capire che blocco fosse questo, che in realtà è quello che ha attirato la mia attenzione. Solo che non capisco come si prende. Non si prende con la pala, si prende col piccone. Ci sono dei blocchi sotto di orite. Credo di sì. Oh, stiamo morendo affogati, non bene. È un respiration per visitare questo posto. Potrebbe essere molto comodo, eh. Continuiamo verso est. Che è qua. Perfetto. Ah, già, avevo detto che avremmo pescato un secondo. Proviamo. Fortuna del mare 2. Se pesco un libro tipo Commending, adesso è clamoroso. Eccolo. Uno stupido pesce. Eccolo, ne arriva un altro. Olè, un altro pesce. Mmm, fortuna del mare. Boh, mi sembra che abbiamo trovato sfortuna nel mare, considerando che non abboccano neanche. Eh, chi dorme non piglia pesci, va bene, ma se i pesci dormono, come succede? Oh, vai. Ecco, succede che pesce un pe pesci un pesci. Succede che peschi un pesce palla La calcite comunque era quella roba là sotto L'altro portale là sotto Sembrerebbero essere piuttosto comuni Considerando che uno ce l'abbiamo anche dietro casa Pari pari C'è ancora tanto oceano Spero con tutto il cuore che esista davvero quel villaggero Lo spero Andiamo Immagino lo stiate sperando anche voi eh Vieni questo mi serve Gentilissimo Gentilissimo Uh due ossidiana Figo Figo Un altro flint e steel fa sempre comodo eh Oh mio dio! Di che cosa stiamo parlando? Non è vero! Non è vero! Non è vero! Non è vero! Allora, questa è l'isola dei funghi! Eh, a parte che è rara in teoria, ce l'abbiamo dietro casa. Il gioco sembra tentare la riapacificazione, ragazzi. Mi ha fatto trovare una cosa molto simpatica. Guardate! Ci sono le mucche fungo. Oddio, quindi no, non sono impossibili da portare a casa. Convenite con me? Raga, queste le spiattelliamo sulle barche e via. Giusto? Ci sarà un po' complicato portarle perché devo fare i viaggi uno ad uno, Ma una volta che ne abbiamo portate due, è fatta. <ride> Clamoroso. Clamoroso, l'isola con le mucche e funghi. Questa è dietro caldo. Cioè, non è troppo distante, capite? Ma saranno 3.000 blocchi. Però tutti a dritto nell'oceano. Non devo fare percorsi, non devo fare rotaie. Molto molto bene. In realtà, se poi vogliamo fare davvero la zuppa, ci servono anche i funghi. Mi sa che mi libero di una porta. La porta la rifacciamo. Eppure. Non credo che si possano trovare dei diamanti sull'isola dei funghi. Ma quanto è grande, povero! Io quando una volta in passato ho trovato una roba del genere È estremamente piccola in confronto a questa C'è anche del ferro Beh allora sì Immagino che si possano trovare anche dei diamanti eh. Beh Potrebbe essere un buon momento per tirare su il morale Effettivamente Potrebbe essere un buon momento per tirare su il morale Trovare adesso dei diamanti sull'isola dei funghi E che fai? Non lo fai? Non lo fai Devi farlo per forza È per forza Metal detector in azione Livello meno 51 raggiunto Eccoli qua Primo tunnel, tre diamanti, lascia fare. Era uno, era uno. E anche i diamanti sotto all'isola delle mucche fungo Li abbiamo trovati. Se ogni volta che salto vi do una testata, anche a voi come vedete. E voilà, guardate il lato positivo. È già passata la notte. Dunque, isola delle mucche fungo, molto simpatica. Sicuramente. Recuperiamo la barca e andiamocene. Un piccolo bottino, una magra consolazione. Non c'è nessun tridente, quindi state calmi, eh. Proseguiamo verso est. Come sempre, oddio, ho l'impressione che non sia passata la notte. Mi sa tanto che è passato il giorno. Mentre eravamo sotto te. Un genio. Un genio del male. Sì, sì, sì. La generazione casuale dei mondi di Minecraft è estremamente figa. Eh? C'è poco da dire. Rendetevi conto che io ho trovato due fortezze sottomarine, un dungeon. E basta. Oh. C'è incredibilmente la terra ferma. Non vedo nessun villaggio. Quindi, mi sa che la vanilla tutti i giorni ce la scordiamo. Ma era molto complicato, raga. Era molto complicato. Bello averci creduto, aver sognato insieme. Però, comunque, gli episodi che ci sono spero che vi piacciano. Quello di oggi, purtroppo, il più imprevedibile per come si sta evolvendo. Ma considerando che lì c'è la terza fortezza, è la terza? Ma in che senso? Ma c'è la terza fortezza sottomarina. A parte che dovrei andarmene, che non ho respiration. È pericolosissimo tutto ciò. Ma voglio provare a fare una cosa? Eh, vabbè, niente, niente, niente. niente. Volevo provare a entrare, volevo provare a entrare. Un sacco di delfini in questo oceano, ma zero villaggeri per noi. Continuiamo a navigare, ragazzi. Continuiamo a navigare. You have to trust. Dovete avere fede. Sembra che io lo dica con la soluzione pronta. No, lo dico perché ho fede e la troveremo. La soluzione comparirà a noi. Devo ammettere che è stato bello tornare su Minecraft. A prescindere poi dai risultati che sta ottenendo la serie, che sono clamorosi e quello ovviamente stimolerebbe chiunque. Però, non so, ho la voglia proprio di giocare, anche se sono le 10.30, no? 10:50, scusatemi di sera. Io sono qua e sto esplorando nell'oceano. Alla ricerca di un villaggero. Perché lo troverò. Madonna, scasso in mondo. Lo trovo. dai, biomi strani. lo so, sono molto più determinato. Non possiamo arrenderci. Forza, ah, Gravissimo. Fai mettere una torcia. Un segno di luce di civiltà. Oh, per favore, grazie. Carino, questo bioma, buffo. Buffo, non bene. Perché stiamo per incontrare la terra. L'altra volta odiavo essere nell'oceano. Adesso odio essere arrivato alla terra ferma. Perché questo significa interrompere i nostri sogni. Perlomeno da questo lato. Uh! Però, però, però però interrompiamo dei sogni. Ma. Questa non è una zona qualunque. Questa è una palude. Ok, ok. In qualche modo, raga, non si sa come, ma sta prendendo una svolta positiva. Butto via l'accendino, ma che me frega. Faccio una farm di Iron Golem. Quei maledetti non hanno fatto l'unica cosa e dovevano fare proteggere i filaccieri. <ride> non lo so veramente proteggerci i filaceri. Lo lasciai morire. Le lasciai morire anche io, in qualche modo. Perché non l'ho fatto io il buino, probabilmente. L'ho dimenticato io. Però non mi fate illudere che sto per portarmi a casa. Non lo so, 20-30 palline di slime. E poi ne spona uno. Perché mi innervosisco, ovviamente. Cioè. Ma li fate girare tanto tanto gli scogli Bene ma non benissimo perché la palude è simpatica. Non c'era manco una casa delle streghe Una witch sai Boh, Recuperavamo la witch in qualche modo La portavamo di là Tirava la potion of weakness sul villaggero Me l'adoro The dream no? Le possibili soluzioni Perché appena mi sono reso conto del fattaccio Ho cercato di analizzare tutto ciò che avrei potuto fare E per l'alambicco serve una cosa che non abbiamo Le blaze rod Quindi la fortezza E quindi il nether Aiuto Voglio il totem dell'immortalità Oh Oh non ci posso credere! Non ci posso credere! Non è vero, non è vero, mio Dio, mio Dio! Ah, non è vero! Eh, questa è follia. Questa è follia. È, fo è follia allo stato puro. È follia lo stato puro, non ci posso credere. Giuro che <ride> non ci posso credere. Cioè, è collegato con l'acqua! Non so se capite, è quello che abbiamo chiesto! Per l'amor del cielo, c'ha anche i cavalli di colori bellissimi. Ti prego fammi dormire, ti prego fammi dormire, fammi dormire. Fammi dormire. Scendi da lì! Scendi, scendi, scendi. Calmo, calmo. Really Guten. Really fantastic. Ok, perfetto. Raga, perfetto. raga, perfetto, raga, perfetto, raga, perfetto, raga, perfetto. Mio dio. Oh mio Dio, mio Dio, quanti sono? Quanti sono? È gigantesco, è gigantesco. Il karma ci sta ripagando, ci sta ripagando positivamente il karma. Enorme, enorme. Ci sono due fabbri, uno accanto all'altro. La madness, la madness totale. Le mele, eh. Le mele. Queste cosine qua. Però adesso non posso prenderle. Non ho tempo. Oh mio Dio, oh mio dio, no way, no way, no way. No way. Fa un po' schifo tutto il vostro armamentario, eh. Però non sarò qua per giudicarvi. Tu, pirata dei Caraibi! Vieni qui. Vieni, bello. Allora, ti insegno una cosa: praticamente a casa mia si mettono queste cose per terra e le chiamiamo barche. Ma, bravissimo. Oh mio Dio ragazzi è incredibile Non so se avete capito che caspita sta per succedere Oh mio Dio è tutto collegato Non so se avete inteso È collegato a casa Io non sono sceso mai dalla zattera Se non per porca miseriaccia Dai cosa fai tu? Vuoi restare qua? Mi aspetti qua? Sì sicuro? Io sono sceso dalla zattera solo per fermarmi nell'isola delle mucche fungo. È tutto collegato, guardate anche questo lembo di terra. Incredibile. Non è collegato, ci permette di andare... Vabbè, quel lembo di terra non è collegato, ma l'acqua è collegata, capite? Se io adesso vado tutto quanto a est, visto che prima stavo andando a ovest, arrivo dai pillager, mi sto confondendo anch'io. Immaginatevi, ora passo qua sotto, mi cade in testa. No, non posso passarci là sotto Dunque, i sogni sono desideri a quanto pare Amico mio, stai per vivere l'esperienza più incredibile Che tu possa mai aver immaginato nella tua vita Stiamo per schiavizzarlo, sì Mi dispiace Tra l'altro devo mettermi il collirio Bellissimi i delfini che ci sono Li recupereremo in qualche modo Recupereremo tutto Abbiamo recuperato una roba destinata a morire Perché perdendo quei villager Il mio umore era sottoterra E guardate qua invece il disastro È diventato epico e leggendario Stiamo andando est, sì e per dimostrarvi che non sto mentendo, andando tutto dritto ritroveremo le tre fortezze. Ritroveremo anche l'isola delle mucche fungo. Sono estremamente contento se me lo concedete. Anche perché tutto il collegamento che pensavo di fare nel nether con le rotaie per portare il villaggero lì, che poi è diventato la voragine nel muro, per poi scoprire che i villaggero erano morti, lo risolviamo così. Quindi abbiamo messo una pezza gigantesca. Anche perché facendo avanti e indietro, ragazzi, in questo momento io posso portarmi via. Tutti i villaggeri da là. Tutti. <ride> Tutti. Non so se avete capito. Io adesso faccio un collegamento dalla mia voragine al fiume che abbiamo accanto casa. Dove questa barca adesso potrà approdare. E mannaggia la miseria. Noi abbiamo il collegamento diretto a una base di villaggeri. Una base intera. Ci sta anche spingendo un delfino. Guardate, viene con noi un film. Guardate, sotto di me c'è un altro portale a metà. Fermati, eh. Fa danni. Ma ti immagini trovo un tridente qua dentro? Oddio, un orologio bello. Una mela d'oro simpatica. Una pala commending. Carina la pala commending. Devo dire che spawnano spesso queste cose, giusto? Ho rinunciato alla terra che stavo portando con me, non serve a nulla. Vorrei la pala commending, per cortesia. Via la gravel, prendo una golden apple, le nuggets di ferro, sti cavoli. Aiutami, delfino, aiutami. Il delfino praticamente è un mini beacon. Oddio. Ho detto beacon e mi è venuto il terrore di creare leader. Quindi. Lo faremo il più lontano possibile nella serie anche se il beacon ci aiuterebbe molto Quindi potremo fare il beacon esattamente dopo aver ucciso il drago In questo modo poi sfruttiamo tutti i beacon che possiamo Spawnando i wither nell'end non so se ci siamo capiti e, e farmando nether star, però ci servono le wither school Per fare le wither school comunque non è facilissimo Un altro portale, un altro portale Assurdo. La cosa buona è che tutti questi blocchi d'oro li useremo poi successivamente per tradare con i piglins. Ne abbiamo già tre, eh, in teoria. Dai, poteva andare molto peggio visto quello che era successo. Io prima ho scritto ad Ale. È eh, un disastro. Lui mi ha detto: Come? Capitano, mi spieghi. Quindi due blocchi ce li abbiamo qua. Sto rischiando di morire. Ah no, perché qui non si può morire, giusto? Qua si respira. Fighissimo, mi ero dimenticato. Cioè, sto bruciando vivo, eh. Ma no, va bene lo stesso Va bene così C'era fortuna 3 su quell'accetta Non ho uno shulker box Quindi non saprei dove metterlo Proseguiamo ovviamente a east Tutto dritto Seconda fortezza Sulla mia sinistra Siamo solamente un parallelo più in qua A livello proprio di, di coordinate geografiche Siamo già passati accanto all'isola delle mucche fungo eh? Era lì dove abbiamo preso il, la pala con Mending Oddio C'è la terra ferma questo dovrebbe essere il lato davanti della nostra oasi, dove ci sono anche i meteoriti con tutta la mossi cobblestone che abbiamo già recuperato in passato. Quella è la forestina che c'è a fianco. Dobbiamo tenerci più a sinistra possibile, in teoria. Appena vedo l'avamposto dei pillager, io, non so, mi commuovo probabilmente. <ride> Non sto scherzando. Mai avrei pensato di riuscire a sistemare il disastro. E invece. E invece. Devo fare la chest con la barca. Cioè, la barca con la chest, ovviamente. Ok, ragazzi, potremmo avere un piccolo problema. Perché io non ho preso le coordinate, ovviamente. Uh, calmi, calmi. Intanto c'è un altro portale. Quindi benvengano. Un altro blocco d'oro che si aggiunge in saccocetta. Non credo di averlo preso. Carino il glister in melon. Ciao, letto, lo salutiamo. Lo prendiamo giusto perché vogliamo fare la collezione di tutti i cibi, giusto? Fammi questo per favore. Dunque, ovviamente questo prima non c'era. Però, secondo me, siamo ancora molto lontani da casa. Quindi, non può essere qua a casa nostra. Solo che prima eravamo ad un altro parallelo, come vi ho detto. Questo che cos'è? Questa cosa mi è nuova. Giù. Ah, ok, sempre quello degli annegati. Ok. Non droppano niente interessante. Mai, mai. Hmm, c'è una mappa del tesoro. La mappa del tesoro la potrei prendere in ogni caso, no? L'ho presa, non so se la utilizzeremo mai, ma dovevo andarmene perché se lui muore è un casino. Lì c'è una fortezza, però, eh. Non so se riuscite a vederla esattamente sotto al mio mirino. Quindi è molto probabile che questo semplicemente sia un pezzo di costa che prima non avevamo visto perché stavamo tirando tutto dritto lungo l'oceano abbiamo visto quella lì, però. Sulla nostra sinistra, ok? Quindi adesso per tornare indietro nello stesso modo, avremmo dovuto ritrovarla sulla nostra destra. E così non è stato. Per il semplice motivo che siamo andati molto più in là. Molto di più. Eccolo lì! Eccolo lì! E invece è casa. E allora è casa nostra, raga. <ride> è casa, raga. Pensavo di essere più lontano, invece è casa. C'è una fortezza sottomarina davanti all'avamposto dei villager. È clamoroso. Ah no, aspetta, questa non è una fortezza sottomarina, però. Questa è singola, guardate. Bella però. Burrell Treasure Map, carina però. Come potete vedere, il villaggero è arrivato a destinazione. Ok? Adesso dobbiamo cercare di tenerlo lontano da là. Per non far partire ovviamente il raid. Ma proteggerlo dagli altri mob per evitare di farlo morire. Perché se dovesse capitare una tragedia del genere, vabbè, inutile dirvelo, sarebbe una gran, un gran problema, un gran problema. Approfitterei di questi materiali che abbiamo al volo. Non so che casa vostra sogna sempre una prigione. Ma è una coincidenza! Una fortuita coincidenza! Sfortuita coincidenza, anzi sfortuna. Vai un pelo più in là. Che dici? Grazie. È incredibile come questa missione sia stata portata praticamente a termine. Ragazzi, giuro che non mi sembra vero. Ma ragazzi, non tutto è perduto. Come avete capito ormai gli episodi di Minecraft Vanilla sono molto elaborati. Quest'oggi i piani sono stati scombussolati, ma a una certa compare uno zombie villager. E dico, beh, questo va portato assolutamente a casa. Il piccoletto non dava troppo fastidio, ma il grande sì! Siamo calmi perché abbiamo modo di risistemare i danni creati dal Raid. E ovviamente successivamente poi sistemare anche la zona del raid. Perché il villaggero che abbiamo portato con la barca è lì che ci aspetta. Ecco. Devo solamente a recuperare degli oggetti. È giorno. Lui muore bruciato. Se non sto attento, per questo è il tetto. Torniamo velocemente a casa. Oh, che ci fai qua tu? What the fuck? No, 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 no. Ma in che senso? Oh, perché sono qua questi? Non ho parole, ragazzi. Questi qui sono proprio di passaggio, è eh. in questo momento è una coincidenza assurda. Guardatelo anche questo c'ha il no dai c'ho il bedomen adesso vabbè non ho più villageri però in base incredibile cioè nel video in cui volevamo farla farmi di raid siamo stati attaccati da un raid tra pochissimo dobbiamo riaffrontare il discorso ancient debris perché eh, trovarne 7 adesso è estremamente complicato considerando che Quest'oggi tutto è andato praticamente storto e stiamo cercando di rimettere tutto quanto a posto. E per adesso questo banner posso anche appoggiarlo qui. Inizio ad avere un po' troppe pale, eh. Un po' tante cose. Chi non vedrà questo video poi mi dirà, "Steva, perché hai messo il mending sulla pala? Eh no, l'ho trovato così. Abbiamo trovato anche un orologio. Che quasi quasi la potremmo appendere. E voilà. Anche l'item frame è pronto. L'orologio lo mettiamo qua. Che abbiamo trovato in una spedizione. Quindi non abbiamo neanche dovuto craftarlo. E già che ci sono a questo punto. Dai, mettiamo anche la treasure map. Che non l'abbiamo mai guardata. Dov'era? Ma è simpatica. La teniamo qua. Oddio, ma è gigantesca. I tre diamanti trovati sotto l'isola dei funghi. Li rimettiamo a posto. Siamo vicinissimi al ventesimo blocco. Un minuscolo pezzettino di slime. Proprio piccolino mi ricordo che abbiamo trovato anche 5 blocchi d'oro in tutto questo eh? portiamo a casa anche il glistering melon slice che servirà probabilmente per le pozioni figo averlo trovato, per fare la farm che ho visto servono 2 water bucket, un lava bucket 38 trapdoor, 30 ladder 24 glass, 12 fence 10 slab, 4 Oper, 2 chest un villager, un letto e una pala serve un botto di roba, eh, le slab le facciamo fighe, già che le dobbiamo portare le portiamo di stone slab, le prendiamo 10 in teoria, ne ho prese 12, ci servono degli hopper che posso fare velocemente. Due ce li abbiamo già, quindi gli altri li recupero da qui ed è che piano piano sfruttiamo anche tutte le cose che in passato avevamo fatto in più. Eccoli qua, quattro hopper. Lui suggerisce due chest, le facciamo. Tra l'altro è notte, devo farlo adesso, devo andare a portare il villaggero nella zona esilio, dove c'è già il bambino ad aspettarlo. Avevo aspettato esattamente questo momento, vai così. Sì, abbiamo Feather Falling, non dovrebbe essere un problema. Se facciamo di questo, ancora meglio. Noto con estremo piacere che il villager ci sta ancora aspettando. Molto bene. Il piano ha funzionato allora. Ci picchierà duro, eh? Ma proprio molto duro, ve lo dico. Fa male. Fa male il tizio. Andiamo. Ci menerà fino a che non saremo arrivati a casa, essenzialmente. Quindi, probabilmente ci distruggerà l'armatura. Per fortuna che non prendiamo troppo danno in questo momento. Mannaggia se fa male. E mi sa che ne devo mangiare una carotina d'oro. Ciao. Ripartiamo Aia Lo sto facendo per il tuo bene Perché mi devi schiaffeggiare Io non capisco Porca miseria trotta, la Smettila subito Let's go ragazzi Missione compiuta Non ci posso credere ne abbiamo recuperati due Dobbiamo stare attenti a non creare mai un golem qua in zona Altrimenti potremmo avere un enorme problema Incredibilmente possiamo anche dormire in questo momento Wow, non sembra vero Ne approfitterei, aprirei le chest del mob spawner Per prendere le stringhe, eccole qua Perché almeno ci facciamo il letto che ci serve che Abbiamo i blocchi precisi, guardate che bello E teoricamente possiamo far viola pure questo Perché abbiamo del purple dye qua io lo sapevo che prima o poi la lava che avevamo portato qua e tenuto da parte sarebbe servita a qualcosa, ora dubito fortemente che in qualche modo qua si sia riempito il calderone, perché non funziona, ma abbiamo questa e poi la andremo a recuperare, non vi preoccupate. Ora potremmo avere un grande problema, perché le fence di cui abbiamo bisogno, oh mio dio, oh mio dio, no, no, sono le fence del nether. No, no 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 no, ti prego dimmi che abbiamo preso della legna del Nether e l'abbiamo messa in questa cesta uno dei primi episodi ti supplico. Sì! Sì! Let's go! Let's go! Io mi ricordo bene, in teoria servono solamente gli stick e quello lì, così. Ah, sì! Non potete capire quanto io sia contento in questo momento di non dover andare nel Nether, ragazzi. Sono estremamente contento. Guardate che bello. 12 Crimson Fence Gate. Queste non dovrebbero bruciare dalla lava. E dobbiamo creare un pattern ben preciso per il ride, ovviamente. Prima però, io eviterei di far partire un ride avvicinandoci all'altro villaggero. Berrei del latte, se siete d'accordo. Quindi per cortesia, aspettami un attimo qua. Dammi del latte che ci leviamo il bedomen. Molto bene. È incredibile. Abbiamo tutto quello che ci serve per fare la nostra farm di ride. Non è quella super operativa che si fa nell'oceano perché richiede tantissimi blocchi. Se volete, quello potrebbe essere l'upgrade del futuro. Eh, ma non va bene. Non ho preso le trapdoor. Tra l'altro siamo stati incredibilmente fortunati ad avere la... In realtà no. Stavo per dire che eravamo molto fortunati ad avere l'avamposto dei pillager dietro casa. Ma in realtà ho scelto io di fare casa qua dietro, quindi... Ma perché infortunati? L'abbiamo scelto noi. Noi dobbiamo fare, se ho capito bene, la farm a circa 150 blocchi di distanza dalla torre dei Pillager, che è esattamente qua. Tra l'altro, nessuno ha lo standard in questo momento. Dovrò ricercare poi successivamente il Bedomen, Omen. Quindi fatemi un attimo arrivare qua. Abbiamo 1815 devo allontanarmi sicuramente 1815 150 1665. Eh no, perché aspetta, non sto guardando la non sto guardando la coordinata giusta. Cosa volete voi? Aspettate. Ma quanti ce ne sono? Ok, quello va bene, è ottimo che ci sia. Aspettate un attimo, eh. Da dove mi stanno sparando? Oh! Sto facendo le foto alle coordinate lì mortacci vostra. Questo episodio ragazzi è stato un'impresa. Comunque qua c'era della roba, del Dark Oak, del Trap Why rook. ok, non ci interessa, fatemi andare via da qua un secondo, è bello, bello, ottimo, 71 più 150 fa 121, ok, tra esattamente 20 blocchi siamo arrivati, oddio stavo per cadere nella grotta, 121 infatti perché sto andando... A 180. Secondo me lo posso fare anche qua. Io ammazzo tutti quanti tranne lui. E sapete perché non lo ammazzo lui ovviamente, no? Perché lui ci serve vivo. Adesso. È la mossa. Vai, vai. Bravo. Assorata anche. Bravo. Dobbiamo fare un 10 per 10 profondo 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10. 10 per 10 profondo 6. Quindi 1, 2, 3... 4, 5, 6. Tutto questo è da rimuovere. Vi consiglio di iniziare dagli angoli: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Così avete già il punto finale dove dovete capire dove spaccare. E ecco qua l'altro 10. Non sono pochi blocchi. No, soprattutto se, come vedete, dobbiamo spaccare la pietra. E voilà! Almeno questa parte dovremmo quasi averla finita. Che bello che la parte finale è con la terra. Tutto sommato è una bella voragine. Eh? E questa non è neanche la farm più efficiente che esiste. A parte che mi serve un attimo un crafting table. Perché sennò qua non c'ho spazio per fare nulla. Oh. Mannaia, la miseria. Mi dovete stare lontani. Ora che la voragine è pronta in teoria dobbiamo mettere tutte quante le trapdoor che ancora non abbiamo fatto perché è l'unica cosa che mi ero dimenticato fatemi un attimo uccidere questi stupidissimi zombie dunque le trapdoor sottante tante tra l'altro mi servono 38 ne abbiamo 40 meglio di così che cosa vuoi tutte queste trapdoor le mettiamo intorno mi fanno morire quelli che fanno i tutorial che fanno sta roba con la creative <ride> E dicono, ma è facilissimo, devi solamente mettere tutto questo... In certo, tu non vieni attaccato però dai mostri, eh, che cavolo. Tu non devi tenere al sicuro i tuoi villaggeri, un sacco di co... Comunque questo è il motivo per cui faccio le chest, anche quando costruisco le cose che non c'entrano niente con le chest. E come vedete, cioè, tutti i materiali che altrimenti avrei sprecato. Questi sono quasi tre stack di stone. Buono. Dunque adesso dopo aver messo sto 2x2 al centro, che è temporaneo ma veramente temporaneo, pazziamo così le fence, Sopra ci mettiamo altra terra Perché tutto intorno poi dovremo mettere altre fence Tutte altre otto fence che abbiamo Così Tutto intorno Rimuoviamo tutta quanta la terra E adesso le andiamo ad aprire Tranquilli Tutte quante devono essere aperte. Eh, mi raccomando. Anche perché al centro di questa barada, noi adesso ci piazziamo. Se ho capito bene la lava. Però aspetta, non voglio far danni. Ecco, lo facciamo magari da sopra. Facciamo così: che ci piazziamo la lava al centro. Perché le Crimson fence non bruciano, non si rovinano. A questo punto entra in gioco l'acqua. Quindi fatemi fare una risorsa un attimo infinita. Perché lui dice di prendere due bucket, ma per quel motivo. Servirà una risorsa d'acqua infinita, così ne potete prendere quattro successivamente. Ne mettiamo una qua, una qua, una qua e una qua. Adesso, molto facilmente, come vedete, al centro ci sono dei blocchi liberi. Da questo punto, noi scendiamo. Di 21 blocchi Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 E appena siamo arrivati qua facciamo una piccola apertura Perché sarà la zona dove per l'appunto poi espanderemo la nostra farm con tutte le chest gli oggetti vari da dove attaccheremo i mob quindi qua sappiamo che loro cadono temporaneamente lo bloccherei così farei immediatamente la risalita rapida quando c'è del carbone noi siamo sempre felici lui usa praticamente delle scale per fare questa cosa e solo che a me non piacciono le ho fatte ma probabilmente poi faremo il collegamento quello col kelp e la soul sand i nostri ascensori che sono bellissimi Comunque adesso sto risalendo piuttosto normalmente, tanto sono solamente 21 blocchi più 6, quindi 27 pochissimo. State attenti a non bucare la vostra farm, se fate in questo modo io dovrei essere riuscito a evitarla in teoria. Eccoci qua. In realtà è perfetto che sia pure giorno ragazzi, perché noi adesso dobbiamo portare qua il villaggero. Puliamo definitivamente il condotto, altrimenti non casca nessuno e la farm non funziona. Non come ho fatto io, perché io sono scemo. E al posto di questa dirt che avevamo messo prima adesso piazziamo. Guardate qua, eh. Subito le due chest davanti. In questo modo, quando i mob cadranno, ci permetteranno di recuperare il tutto. Grazie agli hopper che sono piazzati così. Top! Per impedirgli di attaccarci, se noi mettiamo questo qua sopra in questo modo e lo zappettiamo. È crashato il gioco, raga. Spero che non sia un problema. Ti prego. Meno male, tutto ok, ragazzi. Comunque vi stavo dicendo che in teoria... Sto dicendo che hanno dato questi blocchi, li mettiamo qua. Noi da qua li possiamo colpire senza che loro possano colpire noi. Questa stanza vi consiglio di ampliarla il più possibile. Ma comunque va a seconda delle vostre preferenze, a seconda di quanti ride volete fare, quanto volete ampliare lo spazio storage. Quindi dipende da voi. Adesso abbiamo solamente due chest. Ma prima dobbiamo capire se funziona, ragazzi. Calmi. Noto con dispiacere che sta diluviando A questo punto dobbiamo andare sopra la lava. 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocchi e costruire la stanza del villager. 2x2 due due va benissimo. Alzate tutti quanti i lati, tranne questo qui. Mi raccomando, aspettate. Non so per quale motivo non mi abbia detto di portare con me un composter, ma ci servirà anche un composter. Comunque, adesso scendiamo da qua e facciamo una scaletta per salire su, così. Molto bene. Il letto lo piazziamo qui. Fatemi fare al volo tre fans. Che in realtà sono quattro. Che creo al volo il composter. Ma non si fa così. Ma perché mi prendono per il culo? <ride> Cioè, io non capisco. Trovo solamente crafting fake online. Vi prego, perché? Comunque il composter, allora si fa così. Non lo sapevo. Mi dispiace, raga, che vi devo dire. Lo mettiamo qua. Teoricamente, preparatevi i blocchi perché dobbiamo chiuderlo, il nostro amico. E prima di chiuderlo, però, dobbiamo anche recuperarlo. È lì dentro. Ma è colpa mia se trovo il carbone mentre creo le farm? È ovvio che poi devo cucinarlo. La mia unica preoccupazione è far salire il villager. Ho pauissima che questa cosa possa non avvenire. Aiuto. Allora, aspetta, aspetta, un'idea. Perché con questo lo posso attirare a me. Vediamo se il mio piano può funzionare oppure no. L'unica cosa che non deve accadere è che lui muore. L'unica cosa che non può accadere, anzi, è che non deve accadere. Permesso. Ciao, sì. Come promesso, sono tornato. La nostra missione è quasi finita. È stata davvero lunga quest'oggi, ma ce l'abbiamo fatta. È incredibile, incredibile. Ok, devo posso salire qua? No, ovviamente. Ok. Adesso quindi la situazione è pericolosa, perché io devo farlo salire a lui. Oh mio Dio. Qua c'è sicuramente un approccio più easy alla situazione. Guardate. Ok, mi stavo complicando la vita da solo. Allora, adesso il piano è questo, quindi io gli rompo questa e gli metto quello lì vicino. Lui dovrebbe salire e avvicinarsi sempre di più a me. Calmo, calmo amico, calmo. Calmo. Devi far veloce perché sta arrivando la notte, eh? quindi per favore devi venire qua. Vieni, vieni, segui questo, segui questo. Per l'amor di Dio, no! Allora, 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 scher non scherziamo, eh? Non scherziamo, non scherziamo. No, ti prego, ti prego, ti supplico. Ti supplico, amico mio, ti supplico. Guarda qua. Porca miseria. Perché mi devi fare questo? Mi chiedo io. Perché? Aspettate, eh, che vado un secondo a dormire. Che assurdo tutto ciò, raga. Questo lo devo togliere. Ok. No, prima devo dormire. Oh mio dio, raga. Sto perdendo la, la concentrazione anche io. Ok. Molto bene. Abbiamo dormito. Guardate quello. <ride> Guardate quello. Raga, se va giù, non lo uccidiamo. Non dovrebbe morire, in teoria. Invece, invece. Sta morendo. È morto. No, è vivo. Sta scendendo nell'oblio, forse si salva? Suppongo che lo scopriremo. Fatemi uccidere quegli scheletri laggiù. Teoricamente la situazione adesso è sotto controllo. Fatemi rompere la barca, molto bene. Lui dovrebbe essere attirato dal composter. Glielo spacchiamo e glielo riavviciniamo qua. Glielo spacchiamo e glielo riavviciniamo qua. Sta funzionando, ragazzi, ok? Ti prego. Qua 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 qua. No, piano, piano. Calmo, piano per favore.

allora, io ho bisogno di concludere questo episodio. Altrimenti non ne esco vivo. Lo capisci? Per l'amor del cielo, vai su. E eh no, non devi fare il parkour. No! Si sì! Oh mio dio ragazzi, oh mio dio ragazzi, oh mio dio. Raga, voi non potete capire. Cioè, io... Mio cuore, mio cuore. Wow. Wow, quando è caduto di sotto, ho pensato che fosse finita, ve lo giuro, ho pensato che fosse la fine di tutto, la fine di tutto, dover rifare tutto da capo di nuovo, e no, cioè mi stava proprio, stavo per svenire, qui con voi, stavo per svenire, questo qui ci ha salvato la vita, perché era così, non so se capite, voi non capite, sono vivi per sbaglio. Allora, ok, ok, calma. La dobbiamo mettere da sopra. Giuro, stento a credere che ce l'abbiamo fatta. Per me non è ancora vero. Finché non vedo i raid comparire, io non ci credo. Se non avessi chiuso questa in tempo, sarebbe morto, ragazzi. Non so come spiegarvelo. Ali, ah, abbiamo compiuto la missione. Can't believe this is real. Can't believe. Unico video di oggi, ovviamente, ragazzi, per ovvi motivi. Cioè. <ride> Che cavolo, la missione è impossibile, è impossibile. Per quanto mi riguarda, se funziona, abbiamo fatto il miracolo. Adesso potete risistemare questo scempio che avete fatto lateralmente. E rimetterlo a posto così. Volate pieni zeppi di euforia dal tizio col banner. Che non c'è più. Il tizio col banner non c'è più. E quindi fatemi capire, non posso controllare se la mia farm funziona. Dai, no, no, no jokes, at me, please. Tizio, rincoglionito col banner ce l'abbiamo. Lo asfaltiamo anche il suo amico col secondo banner. Perché il bedomen può ampliare la sua potenza. Guardate. Eh. Uno e due. Adesso col omen 2 ci avviciniamo al villager che verrà considerato un villaggio per l'appunto. E partirà il raid. Che bello. Che bello, ragazzi. Che bello. E posso anche buttarmi da qua, tanto sono immortale. Funziona, ragazzi, funziona, incredibile. Ok, che bello, che bello, ragazzi. Io giuro, non mi sembra vero ce l'abbiamo fatta, eh, ve lo giuro. Teoricamente adesso dobbiamo aspettare un attimo, pazientare. Perché devono raggiungere e tentare di uccidere il villager. L'acqua li spingerà nella lava, verranno danneggiati, cadranno di sotto. Ho visto cadere qualcosa. Eccolo! E eh, funziona, ragazzi! Funziona. Ora io ho aperto perché volevo vedere di cosa si trattasse. Però, come vedete, ci carica due raid alla volta perché avevamo bedomen due. E top! Funziona. Funziona perfettamente. Incredibile, ragazzi. Incredibile, una volta che funziona qualcosa. È pazzesco, pazzesco. Qua poi lo abbelliremo leggermente. Adesso come potete immaginare, è ancora temporaneo. Delle scalettine per salire leggermente. Posso anche shiftarmi e infilarmi sotto. Arriveranno ovviamente. Anche degli evoker, gli evoker ci faranno molto male. Vi consiglio di spargere delle barche intorno a voi. Adesso abbiamo pochissima legna, non posso farlo. Mettetevi delle barche intorno ragazzi e sarà... Incredibile, questa è la vostra farm quando avrete looting, sia di smeraldi, sia di per l'appunto totem dell'immortalità. Adesso sarà molto buffo non riuscire a ottenere neanche un totem dell'immortalità. Ma la to-do list di oggi, come avete visto, si è rivoluzionata: cioè, non dovevo fare questo all'inizio, dovevo fare un'altra cosa. Due riders rimanenti, abbiamo degli smeraldi. Ci ha dato un altro bedomen e quindi si carica un altro raid. Se volete un ulteriore consiglio, portatevi qua sotto una mucca, così quando vi siete stufati di fare i ride, bevete del latte e state tranquilli. Mamma mia, non riesco a credere che siamo veramente riusciti nella nostra missione. Fammi chiudere qua, che secondo me, se no, mi arrivano da dietro. Facciamo l'ultimo giro di attacchi Se ci da un totem perfetto Se no lo troveremo nel prossimo episodio Indovinate un po'? Niente totem Ma non importa Grazie mille per essere arrivati alle fine del video L'abbiamo svoltata alla grande Tanti pollicioni in su oggi solo questo appuntamento Come avete visto molto XL Iscrivetevi al canale la campanella Ci vediamo al prossimo appuntamento Qua è sempre tutto Bye -bye. Nei commenti voglio consigli Su come proseguire la serie eh? Mi raccomando Å oh, 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 oh. <laughs>